Ciao. Allora inizia veramente la rubrica che a me piace il nome rubrica, però vabbè, no, la serie di video, no, serie, non a puntate. Finiamo, no, consumiamoci. Praticamente avete visto il nostro video palettiamo, in cui ci siamo impegnati per 2 settimane, sono scadute ieri, di usare 2 palette che ci siamo prefissate. Questi sono i lavori che fanno per le case davanti a noi. Ci scusiamo per il rumore. Insomma, adesso inizierà il consumiamoci, cioè iniziamo veramente. Ci prefissiamo di usare nei giorni normali determinate cose di make up, così le consumiamo un po'. E abbiamo una scusa in più per comprare questa. Lei le prende così. Poi ora che ci sono i salti, iniziano i salti. Allora, vi ricordate che avevamo scelto queste palette? Allora, il bianco è finito. Il rosa ha il buco più grande. Non aveva buco. No? No, mi pare. Il celeste ha un solchino. Il marrone diminuisce sempre di più. Gli altri 2 sono colori decisamente inutilizzabili. Sono veramente troppo scuri per il momento. Sono schiumentissimi. L'accantoniamo per il momento. Questa invece, you money se consumate assai, Vai. Prima erano tutte belle. Tutti lisci tranne questo. È un goccino questo, invece adesso. Hanno tutti il cerchino, piccolino, ma ce l'hanno. Direi che siamo state abbastanza brave. Ci teniamo soddisfatte. Scusate. Sì, io mi ritengo soddisfatta. Anche io. Mi sono sentita utile, dai. Queste 2 settimane invece siamo messe, cioè vogliamo usare altre palettine. Questi sono dei veri reperti archeologici. Sì, vai. Sono 3 questa volta perché sono dei colori un po' più vari. Allora, sono queste 2 di Essence e questa qua di Elf, bellina. Acqua Flash e Party Animal. E questa invece è la Glam. Questa addirittura se ne vado allo sportellino. Questa perché comunque ha dei colori tenui, molto tipo questo. Utilizzabili. È molto da adesso, no? Questa è abbastanza molto estiva. E quest'altro invece è molto invernale, però per fare un po' di ombra sull'occhio, non so. Facciamo vedere come sono. Così poi. Sì. In più, scusate, io qui vi faccio davanti sempre. Visto che questo progetto ci piace. Allora, useremo questo gloss della New York Color, che è esattamente qua. Sarebbe da farci un segno. Ce lo facciamo? Con la penna, mettici lo scotch intorno. Arriva. Dove? Qui. Lì. Sì. Non si vede? No, in video no, però. Lo vediamo noi, poi vi diciamo. Vabbè, è proprio all'inizio della N. Sì, si vede. Lì. Abbiamo messo preciso. Okay, poi. Il blush allora di Kiko che non finisce. È già da un po', che invece siamo dietro. Sarà sinceramente scade questo mese. Non ce la faremo mai questo mese. No. Allora, il numero 06 della Blooming Origami. E questo bellissimo colore che ho adesso, ma non. Anch'io. Siamo quasi non averlo io. E è così. Farò vedere dal dentro, forse più. Ecco. Quello. Ci stiamo impegnando, ma sembra un finito. Io, siccome scade questo, anche questo sto mese, ma è già un po' che mi sto impegnando. Ma è scaduto? No, è vero, a giugno. Allora anche il blush. Su l'eyeliner della Essence, che non mi piace particolarmente dire uff, wow,
che è lo 01 Midnight in Paris. Poi, visto che abbiamo comprato la base occhi di Elf, ci stiamo impegnando a finire questa. Solo che è nuova praticamente, sì, però. Praticamente l'abbiamo aperta da pochissimo. Inizia a vedersi, voi non lo vedrete mai, il solchetto. Il solchino, quindi. Ma, bravine noi. E poi due mascara che noi usiamo da quando abbiamo aperto apposta per finirli. Perché dire che li odiamo è dire poco. Uno è questo, della Essence, non ve lo leggo, vi risparmio il mio inglese. Dai, dai, prova. Stay no matter what. No matter what. No matter what. È nero, antipatico, c'è poco da fare. La fronte, scavolino, è normale, non ha niente, né arte né parte. Non ha nessun effetto, non dà. Si è seccata la velocità della luce, ma continua a colorare e finché colora noi lo usiamo. Cioè io, perché lo uso io. Io continuo a usarlo, scadrebbe a ottobre, ma spero di finirlo molto prima. Io invece uso questo qua, il Volume Attraction di Kiko. Eccolo lì. Ti prometteva di fare tutto? No, non giusto. Non era tu. Deve dar volume, ma il volume non lo dà. Lo scovolino è questo. È orribile. Non è comodo neanche per prendere le cigliine. E vi divide le ciglia, ve le lampada così. Io non ho delle ciglia particolarmente né lunghissime né accontento. E né incurvate, anzi, un occhio sono belle dritte e non si piegano neanche più le ciglia, le altre sono belle tutte incurvate, quindi effetto, non so se è questo qua, quello di metterti le ciglia tutte divise, quindi che volume dà. Niente. Quindi non mi sta sulle balle. Vi faremo sapere come va. Ho 2 settimane, oggi è il 2, 2, 14 fa 16. Il 16. Il 16 vi faremo sapere. Il 16 vi faremo sapere. Perché dovete sapere che a me non vi informa. Ma domani è il suo compleanno. Domani c'è una vecchietta. Indovinate quanti anni fa? Lasciamolo così. Se vi va scrivete. Ah, dici che lo sanno? Non lo so. Vabbè. Se vi va scrivete un commentino. Dove. Che bella coda. Sì, vero? Scrivete un commentino e dite quanti anni ha secondo voi. Non mettetelo in rapporto a me. Perché dovete sapere che ci sono tanti anni di differenza tra noi due, vi diciamo solo questo. E l'ultima volta in discoteca mi hanno dato 29 anni. Fortuna che questo era uno carino, se no. Che non se ne è resa conto. Non me ne sono resa conto perché mi fa. Io credevo tu fossi dell'84-85. Io ragazzi sono del 92. Non volevo vivere mal di mare. Sono del 92. Quindi vi salutiamo e dato un indizio. Appunto. Vabbè, non credo di mostrarne così pochi. Vi salutiamo. La mia risata orrenda. Appunto. Niente. E i miei occhiali vi salutano. Ciao ciao.